Con questa mostra si vuole promuovere la cultura, si vuole rivivere un tempo che è quello del Rinascimento in chiave calabrese e soprattutto si vuole dare l'opportunità di ammirare anche nel nostro borgo delle tele importanti, originali di Mattia Preti che sono state date dal Museo Civico di Taverna. Quindi ci sono diversi fattori tradizionali ma anche innovativi, anche territoriali che ci hanno portato a costruire questo evento, che è questa mostra che durerà per quasi 2 mesi e che inizia oggi. Riapre il museo, è un'occasione per riaprire il Museo Marte in un'ottica del tutto rinnovata. Ci sono dei costumi dell'epoca, ci sono delle armature, ci sono delle riproduzioni su tela di opere che si trovano all'estero realizzate da Mattia Preti. Insomma, è come se si prendesse la macchina del tempo riaprendo questo museo rivisitato in chiave moderna, il Museo Marte di San Pietro a Maida, che sicuramente vale la pena visitare. Perché non ci troviamo in una location, come posso dire, un castello, qualcosa che siamo riusciti a portare in un edificio scolastico, a realizzarlo come se fosse un salone d'epoca. Per noi è stata qualcosa di bello, è stata una scommessa, l'Unicram ha fatto una scommessa assieme all'amministrazione e spero che tutto è funzionato. Almeno dalle prime critiche da personaggi che sono venuti a vedere, a smirciare, hanno detto già che è qualcosa di bello. Ci siamo trovati bene come associazione, come Unicram, con l'amministrazione Giampà, che ci ha dato tutto quello possibile, il supporto possibile per poterci fare esprimere in quello che è l'allestimento del museo. Ovviamente stiamo catapultando San Pietro a Maida. La stiamo catapultando in un momento importante, un rinascimento come nuova amministrazione, nuovo quello che sia per quanto riguarda il mondo della cultura.